Gossip Grande Fratello, Bahia Dame vittima di un'aggressione? L'ex concorrente del Grande Fratello 15, Bahia Dame, sarebbe stato aggredito. Il gossip è apparso sul profilo Instagram ufficiale del ragazzo. Non c'è pace per il Grande Fratello 15, mentre nella casa continuano i battibecchi tra i concorrenti, anche fuori succedono cose che riaccendono i riflettori del gossip sugli eliminati. Bahia Dame, squalificato a 2 settimane dall'inizio del reality per aver aggredito Aida Nizar, sarebbe a sua volta stato vittima di violenza in queste ore. Sul profilo Instagram ufficiale del giovane, dunque, è apparsa una foto di un pronto soccorso con la quale si informavano i fan che poco prima c'era stata un'aggressione a Roma ai suoi danni. Bahia Dame aggredito a Roma? Il messaggio social. Bahia si sta sottoponendo a tutti i controlli medici dopo un'aggressione, questo il breve ma chiaro messaggio che è apparso sul profilo Instagram ufficiale dell'ex concorrente del Grande Fratello 15 poche ore fa. Sotto ad una foto dell'ingresso di un pronto soccorso di Roma, dunque, è stata scritta la didascalia precedente con la quale sono stati informati i fan di quello che è successo al ragazzo la notte scorsa. La notizia della presunta violenza fatta al giovane di origini nigeriane, è stata riportata da tutti i siti di gossip nella tarda mattinata del 18 maggio, ma nessuno sa ancora con precisione cosa è accaduto e soprattutto perché. Secondo le ipotesi che si stanno facendo in queste ore sul web, Bahia Dame potrebbe essere stato preso di mira da qualcuno in seguito al suo comportamento discutibile all'interno della casa più spiata d'Italia. Si sa, infatti, che dopo aver bullizzato Aida Nizar per un'intera settimana, il ragazzo è stato squalificato dal gioco e tutto il pubblico lo ha condannato per il brutto gesto che ha fatto nei confronti della spagnola. È davvero per quello che è successo tra le mura di Cinecittà che l'ex inquilino è stato vittima di un'aggressione nella capitale? Non ci resta che aspettare che qualcuno si sbilanci su questa vicenda e racconti nei dettagli come e soprattutto perché Bahia è finito in ospedale nella notte tra il 17 e il 18 maggio scorso. GF 15, tante liti e pochi sorrisi per questa edizione del reality. La presunta aggressione a Bahia Dame, è soltanto l'ultima notizia negativa che esce sul Grande Fratello 15, sin dal debutto, infatti, sono stati scritti tantissimi articoli sulle cose brutte che sono successe nella casa e fuori. Il bullismo fatto ad Aida Nizar, le liti furiose tra i concorrenti, l'ultima che è stata l'altra notte tra Simone Coccia e Danilo Aquino, le esternazioni volgari di alcuni inquilini e i messaggi negativi che hanno mandato al pubblico, sono soltanto alcuni degli episodi che hanno contrassegnato questa confusa edizione del reality. Chi segue da anni il programma, sia nella versione VIP che in quella normale, ha notato la netta differenza che c'è tra il GF 15 e quelli precedenti, il cast scelto da Barbara D'Urso, infatti, fino ad ora ha regalato pochissimi momenti divertenti ai telespettatori, togliendo al format quella leggerezza che lo contraddistingue da tempo. Basti pensare che in appena un mese di messa in onda, ben 2 concorrenti sono stati espulsi per i loro atteggiamenti eccessivamente violenti, Bahia Dame e Luigi Favoloso. La gente a questo punto si chiede, se in 4 settimane è già successo tutto questo, cosa ci dobbiamo aspettare in futuro?